bravissime, si autogestiscono, io sono superfluo e mi fa piacere. Però faccio una domandina così loro poi vanno avanti. Prima roba, voglio anticipare che i racconti sono belli, cioè posso dire che per lavoro o semilavoro leggo veramente tanta roba di esordienti italiani. Seconda cosa, quello che diceva Simoni, è chiaro in tutti e tre i racconti, cioè c'è una specie di, come dire, correlativo, no? Una specie di simbolo in tutti e tre, cioè c'è una cosa fisica, una situazione, un simbolo, come possono essere i capelli, come può essere il tavolet, come può essere una camicia nel caso una maglietta, anzi, come nel caso del racconto di Ruth. E da questa cosa, da questo oggetto, si sviluppano delle riflessioni molto interessanti, secondo me, per questa cosa che diceva Simoni proprio giusto adesso, e che semplicemente declino in un altro modo, cioè che l'integrazione non è un mescolotto. La parola che ricorre di più in tutti e tre i racconti è identità. In tutti e tre i racconti se ne fa un uso importante, 5-6 volte per racconto. Ed in effetti la cosa davvero interessante è capire, vedere anche un tipo di maturità interessante che attraverso la scrittura fa emergere questa cosa. Cioè che l'integrazione non è la perdita di un'identità per l'acquisizione di un'altra, cioè la perdita di se stessi per integrarsi in una cosa, perché mi sembrerebbe francamente assurdo che un brasiliano si integri nella provincia bresciana completamente, cioè nel senso che ne venga fuori un mescolone, non ha senso per nessuno, nessuno deve rinunciare a se stesso e a quello che è. Anzi, proprio come dice Lidia, ed è più o meno la stessa cosa che dice Ruth, l'integrazione e l'identità partono da un discorso che facciamo prima con noi stessi e poi con la società che ci coglie o in qualche caso purtroppo non accoglie, però noi intanto siamo a posto con noi stessi. Mi è piaciuto molto questo atteggiamento che di solito non esce, no? Nei grandi media, in tutte quelle cose che ci propinano i giornali, le TV, no? Sono tutte cose negate, ma appunto l'idea che ne viene fuori è quella di un mescolone dove siamo tutti uguali. Invece no, invece l'idea interessante è che appunto siamo come un tavolet dove il pomodoro non si deve patacciare, non deve diventare salsa, devono restare i pezzettini, devo sentire il profumo del basilico, devo sentire del prezzemolo, della menta, scusa, del prezzemolo e la menta, scusa. Non so perché mi è venuto basilico, sono andato in Liguria un attimo. Bisogna sentire il pomodoro, bisogna sentire tutti i profumi. E questo è molto interessante. E bisogna fare i conti con sé prima di poter fare questo viaggio bellissimo, secondo me. E infatti, come vedete, Simoni oggi ha i capelli ricci, senza nessun problema. La domanda a questo punto è questa. Vi anticipo solo che Ruth è timidissima, è tesa e non vuol parlare, però adesso comunque parlerà un attimo, perché adesso farò una domanda, passerà, ok? Vedrete che troverò il modo per farla parlare, non c'è più. E la mia domanda è questa, cioè mi interessa molto capire che tipo di svantaggi dà la scrittura in una lingua altra, ma se ha anche dei vantaggi, e in che modo, a parte questo primo passaggio fondamentale della presa di coscienza di se stessi, che è il primo passo
verso l'integrazione, verso l'identità nuova, in che modo è uno strumento, cioè che tipo di strumento è la scrittura, magari anche, e qui mi rivolgo a Luz, se ha voglia di rispondere, se non ha voglia niente, lo prendo come un rifiuto, perché dovete sapere che fa dei disegni meravigliosi, è un'illustratrice fantastica, fa dei disegni bellissimi, e quindi in che modo invece la scrittura è diversa dalle altre tipi di cose che noi possiamo provare, in che modo ci aiuta, in che modo è uno strumento anche politico, insomma, politico in senso ampio, in senso di mezzo per l'integrazione. Grazie mille in anticipo a tutte e tre. Prego. Troppe domande difficili. Allora, vorrei cominciare con una riflessione sul discorso, sul concetto, sul tema dell'identità, a cui ha accennato Fabio prima. Quando parliamo di identità qui in casa nostra, io non sto parlando di identità in Libano o in Armenia, cioè vorrei qui una parentesi, sono libanese ma sono anche di origine armena, per cui prima di arrivare in Italia ero già una persona con identità, con tante identità, con tante etnie, con tante lingue attraverso le quali mi esprimevo, e poi la mia vita in Italia mi ha aggiunto un'altra identità, un'altra appartenenza, un'altra lingua attraverso la quale mi esprimo. Questo per me personalmente. L'identità, dicevo, è un concetto, è una immagine che usiamo qui in casa nostra per parlare degli stranieri. È vero che, come diceva Fabio e ha detto Simoni, che prima dobbiamo fare un discorso con noi stessi per poter dopo comunicare, parlare, interagire con l'altro diverso, che nel caso di una libanese può essere l'italiano, può essere la brasiliana, può essere la tedesca. L'identità, a mio avviso, per quanto riguarda l'italiano, è diventato un discorso, un concetto, da una parte vago, dall'altra oscurato da preoccupazioni, da elementi che si sono aggiunti, perché l'italiano negli ultimi anni, negli ultimi decenni non ha fatto un lavoro su se stesso per conoscere la sua identità. E la presenza di una identità diversa, attraverso la presenza degli immigrati, che può essere un africano, un brasiliano, un libanese, un tedesco e così via, è diventata, a mio avviso, come un martello che continua a martellare un chiodo puntato sulla scorza dentro la quale l'identità ha, l'italiano ha nascosto la sua identità.